Cade la giunta di Bisenti del sindaco Enzino De Febis, cade per volontà di due consiglieri di maggioranza e di due consiglieri di opposizione che nel tardo pomeriggio di ieri hanno protocollato le loro dimissioni. Quattro consiglieri sul totale di sette e così automaticamente l'amministrazione guidata da De Febis decade. Era già successo all'attuale sindaco nel precedente mandato. Tra i dimissionari l'ex vice sindaco Roberto Malascorta e la consigliera Adriana Lanari e per la minoranza i consiglieri Domenico Degnitti e Marcello De Antonis, ma sulle motivazioni l'ormai ex sindaco non sa nulla. Io ieri pomeriggio stavo all'Aquila a una riunione per il distretto turistico del Gran Sasso, mi ha chiamato la segretaria, sono divisi in quattro. Io il perché posso supporre, ma sinceramente ufficialmente non lo so. Di certo avrà pesato la questione del vice sindaco tra Malascorta e Dostiglio. Noi hanno deciso di comune accordo di farlo per 2 anni e mezzo ciascuno e lui ha detto io però inizio io. Adesso 2 anni e mezzo doveva fare il cambio e lui non ha voluto fare una lettera di dimissione da vice sindaco e quindi io mi sono ritrovato che ho dovuto fare la revoca. E lui si è presa appunto per questo forse e ha fatto quello che ha fatto. Non capisco la Lanari, anche perché ci avevo fatto 10 giorni prima insieme al resto dell'amministrazione e ci aveva rassicurato, però poi è successo questa cosa. Sinceramente non so la motivazione di fondo poi. Nella valutazione di De Febis non c'è rabbia, ma solo tanta delusione per il modo come è arrivato, anche perché io per 2 anni e mezzo mi sono dovuto prendere dopo le elezioni, siccome l'amministrazione Rosè non ha lasciato nessun progetto, nessun finanziamento, per 2 anni e mezzo mi sono dovuto prendere parole perché non riusciamo a dare risposte. Noi abbiamo lavorato per 2 anni e mezzo, ma ci stanno 2 milioni da spendere, 2 milioni e qualche euro da spendere, e sinceramente c'è amarezza sì, perché insomma c'è quello, potevamo spenderli noi, ma no, invece comunque rimarranno sempre a favore del comune, questo già è un grosso risultato. Questo per il sindaco era il quarto mandato e adesso? Io torno a fare quello che è la mia attività che amo tanto, cioè il veterinario dipendente per il momento, e il contadino. Questo è il mio futuro.